Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, questo è un vlog un po' diverso dal solito. Allora, oggi è la festa della donna, per cui auguri a tutte le donne, anche se questo video lo vedete domani che è martedì, io lo sto registrando di lunedì. Detto questo, auguri a tutte le donne. Questo qui è un pensierino che mi hanno fatto. È troppo bello, ve lo faccio vedere anche voi, ovviamente qua, dato che certi non hanno Instagram. Allora ve lo faccio vedere anche qui. Allora, è un vlog particolare perché dopo vedete delle clip che vi ho già registrato, perché ho fatto tante cose in questa settimana, però in giorni diversi, per cui vedete un vlog praticamente, vabbè, parte adesso, ma dopo vi metterò delle clip dove vedete tantissimi, tantissime clip con tutti i giorni un po' diversi. Perché sono andata a Moltrasio, sul Lungolago, ovviamente, dove abito io. Poi, vabbè, ogni tanto andiamo a Cernobbio perché dobbiamo fare un bel po' di cose. E niente, vabbè, comunque li vedete dopo. Però, detto questo, volevo allora anche aprire l'uovo. Vediamo, perché in teoria non dovrei farvi vedere un po' di spoiler, perché sto, diciamo, cambiando posizione sia nel bagno che nella cameretta, ma ve la farò vedere poi più in là. Volevo aprire l'uovo insieme a voi, il primo uovo di Pasqua che ho trovato al Lidl e volevo aprirlo insieme a voi. E fa male il braccio, mi metto di qua. Vediamo se si vede. Questo qua, per cui lo apriamo insieme. Oggi è anche una bellissima giornata che c'è il sole. E io sono vestita così, con le ciabattine. E poi le altre cose, che ovviamente, a parte che oggi arriverà anche un pacco, per cui vi farò vedere anche il pacco che arriverà, dello scherma del proiettore. E chi non l'avete visto, cioè chi non ha visto il video dell'unboxing del proiettore, andatelo a vedere. Detto questo, proviamo a vedere cosa troviamo dentro l'uovo di Pasqua. Ovviamente poi farò anche altri video dove spacchettiamo l'uovo di Pasqua. Proviamo a vedere che cosa troviamo dentro, così almeno se volete poi prendere l'uovo. Questo è il primo uovo che ho comprato, ma ce ne saranno tanti che ne vorrei comprare, ma ovviamente verso Pasqua. Si è già rotto. Bene. Non so neanche se si vede, ma la luce qua fa un po' cagare. Questo è l'uvetto. Proviamo. Ah, si è duro. Sì, ok. Facciamo così. Adesso mi scoppia in faccia. Minchia, è troppo duro. Ma che cavolo, è un mattone! Sì, era un mattone, è duro come non so cosa. Che carino! Ovviamente questo è l'uovo per le femmine, poi c'è anche quello dei maschi. No, che carino! Vabbè, è per i bambini, però ero curiosa di sapere. L'ho pagato 2,50 euro, se volete andarlo a prendere, è al Lidl. Allora, le femmine trovano questa sorpresina qua. Che carino! Sì, è un po', diciamo, plastica, però non è male. È carino, molto bello, tutto
Sì, beh, per le bambine è bello, per quelli più grandi, come me non tanto. Ah, io volevo assaggiare un pezzettino di cioccolato, così vi dico. È buono. È buono. Questo è per bambina, c'è anche per maschio. Costa 2,50 euro, l'ho ripetuto 2 volte. Al Lidl, per cui se lo volete prendere per i bambini, secondo me è carino quello che è. Poi non so se trovate solo questo o anche altri. Boh, io ho provato a prenderlo, ho detto, ma costa poco, vediamo che cosa trovi dentro. Vabbè, detto questo, vi avviso già che questo vlog durerà tanto, ma come sapete i vlog durano sempre tanto, per cui ovviamente io cerco il possibile di non farli durare l'infinito e oltre, però dato che non pubblico il sabato perché ho stoppato, ho tante cose da fare e allora giustamente sabato non pubblico, però pubblicherò poi dal 20 di marzo, inizierò a pubblicare anche il sabato, per cui questo video durerà di sicuro tanto, come i soliti vlog che dureranno molto. Chi lo vuole vedere tutto mi fa piacere, che so che ovviamente chi guarda tutto il video so che gli piacciono, chi non li guarda solo per 5 minuti, è inutile che aprite il video e andate avanti a vederlo perché non ha senso, per cui o lo vedete tutto, anche se dura di più, oppure non guardatelo. Comunque, niente, adesso io devo fare un bel po' di cose. Tanto vi lascerò le clip che ho fatto in questi giorni, spero che vi piacciono. E ci sentiamo poi nel prossimo vlog, perché tutti i video che vedete, ovviamente piano piano li sto registrando. Detto questo, vi lascio le clip, semmai ci vediamo più tardi. Che bella giornata. Stavo volando giù dalle scale. C'è un sole che spacca. Sono senza mascherina perché tanto non c'è nessuno in mezzo alla strada. Possiamo quanto cazzo di schiuma fa?
avanti. Finito il pane. Era poco, pensavo che era di più. Adesso mi arrivano in faccia. Ma li faccio volare tu. No, perché ci sono i pezzettini. Loro guardano di dove sei, perché poi... Non sono mai venuta in spiaggia qua, perché ho paura di buttarmi giù dal trampolino. Comunque questo è molto rosio. Lì è dove hanno fatto... il programma lì al Grand Hotel Imperiale su Sky, che non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè, ma qua sembra vicino. Anche se ho fatto lo zoom. Thank you.
questo della Glade, questo qua, Jasmine Sensual Sandalwood, che è fino a 60 giorni di freschezza. E questo qua è praticamente la ricarica di questo. Questo l'ho pagato sui 3 euro, 2/3. Invece questo l'ho pagato 4 euro che era in promozione. Praticamente dentro c'è la base Glade automatico, due batterie AA e una ricarica Glade automatica. Io infatti, dato che ce n'era una già dentro, ho preso praticamente anche questa che era in promozione. Ve la faccio vedere. È praticamente così, bianca. Adesso dovrebbe, ok, si apre così, cioè tu schiacci e si apre, e ovviamente con una mano è difficile, però cavolo, c'è la ricarica e già le due batterie incluse. Ovviamente qua c'è i minuti di quanto volete che praticamente parte. Qua c'è 9, 18, 36 in automatico. E ho voluto prendere questa qua. Ve la faccio vedere adesso, così almeno non mi dimentico. Ed è fatta così, in poche parole. Almeno così non ho problemi con l'odore, eccetera. Poi ho preso una ricarica in più, dura 60 giorni. Ne ho due perché una è dentro lì. Ed è così. La confezione era questa. Poi questa marca qua ormai la conosco, perché ce n'era un'altra, però questa qua la conosco, e qua ti spiego, vabbè, tutto quello che devi fare, e ne parlano un po' di persone di questa marca, per cui ho preso questa qua che costava 4 euro in più dell'altra praticamente. Però vediamo, se mi trovo bene ve lo dirò. E questo è stato l'acquisto. Vi faccio vedere la nuova mascherina, che è praticamente quella che ho comprato in una bancarella. Praticamente fatta così, cioè lo puoi stringere e ha l'iniziale, ed è molto molto bella. Ovviamente la puoi lavare e all'iniziale la, perché la mia iniziale praticamente è la, e dato che mi piaceva, che ormai la stanno usando quasi tutti, l'ho voluta prendere anch'io. Mi dai? Gianni, sta facendo la foto al vecchio, perché sennò non si ricorda come era. Mi passo la prima. È arrivato il lampadario nuovo. Adesso lo montiamo e vediamo com'è. Preso su Amazon. Lungo così. Questo è il risultato del nuovo lampadario. Non è male. È un po' un baracchino. Però questo è il risultato. La luce la fa. Adesso vediamo l'altro pacchetto che mi è arrivato, che è questo, praticamente il telo che mi hanno regalato per il proiettore. Adesso lo montiamo e lo vediamo insieme. Lo apriamo. Allora, è di 100 pollici, chissà dove arriva. Perché se voi acquistate il proiettore potete scegliere 3 regali, siete fortunati. Però dipende se siete fortunati, perché non sempre trovate, diciamo, caduto qualcosa. E ma dai,
Allora, questo è sempre il fogliettino, qua è la corda. Questi ganci. Poi ci sono i ganci, che adesso dobbiamo capire come, ce ne sono due, che dobbiamo attaccare, e il telo è fatto così. È enorme. 115. Madonna, adesso vediamo se riusciamo a attaccarlo su. Per cui lo montiamo e poi vi farò vedere come viene. Allora, questo è il telo, per farvi capire quanto è grande. In poche parole, è enorme. È grandissimo. Ovviamente stasera proviamo a vedere un film e vediamo se va bene. Questo me l'hanno regalato, potevi scegliere tre cose e ovviamente c'era il telo bianco da 100, che è questo, il buono di 20 euro di Amazon oppure la cassa, quella Bluetooth. Dato che a me mi interessava il telo perché per il proiettore, a proposito, il proiettore è qua. L'abbiamo messo qua, come avevo fatto vedere. E che cavolo di luce, ecco. E dato che è collegato all'Xbox, questo è il proiettore che poi va proiettato qua. È grandissimo, però dopo vediamo come si vede. E niente, per cui la recensione poi del proiettore la farò più avanti. Comunque qua l'abbiamo messo il proiettore e dopo vediamo come si vede. Volevo farvi vedere volevo farvi vedere come si vedeva con col telo, come si vede, mamma mia, sembra di essere al cinema. È un po', dovrei metterlo più basso perché è troppo in alto. È troppo in alto, devo abbassarlo. Però guardate come si vede. Mamma mia, sembra di essere al cinema. Adesso, per non far sì che mi prendano il copyright, è meglio che facciamo così. Comunque è una figata. Cioè, mamma mia. Vediamo. Se io accendo la luce ovviamente non vedete niente. Comunque, cioè, sembra di essere al cinema. Ovviamente dovrei... Ah, per quello si è staccato. Per quello che si è troppo su, perché si è staccato e devo attaccarlo. Comunque niente. Cioè, è bellissimo. Sembra di essere al cinema. E niente. Ovviamente questo è il proiettore. Questo è il proiettore, fa un po' di casino, ma cioè è perfetto. Detto questo, io vi saluto. Per non beccarmi il copyright ho messo questa schermata, scusate, ma mi guarderò un bel film e niente. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Adesso sì che sono al cinema. Niente, vado a montare immediatamente questo video, perché sennò voi non lo vedete neanche per domani alle 2. Per cui meglio che lo monto subito, così domani mattina è già pronto e voi lo potete vedere alle 2. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ciao!